Una notizia che fa felice la città di Cerignola, anche se nelle prossime ore sarà decisivo anche l'avallo del governo Renzi, dopo molti giorni di battaglie e di incertezze. L'ospedale Tatarella non sarà declassificato. L'annuncio è arrivato direttamente dal presidente regionale Emiliano, dopo la conclusione del Consiglio regionale pugliese di martedì, che ha approvato il nuovo piano di riordino ospedaliero. Dunque il nosocomio Fantino rimarrà di primo livello, così come per l'ospedale di San Severo. La battaglia portata avanti dal movimento cittadino Moa Basta, che giovedì scorso aveva portato in piazza 2.500 persone per protestare contro il declassamento della struttura Fantina, segna un primo importante successo. Anche il comune, per nota Facebook del sindaco Meta, ha confermato le indiscrezioni che circolavano da domenica. Comunque, in attesa dell'esito del governo centrale, invita tutti a non abbassare la guardia. Nelle dichiarazioni dopo il Consiglio regionale, Emiliano ha detto: non ci sono strutture che chiudono, ma ci sono strutture che vengono riconvertite. Abbiamo praticamente 5 ospedali di secondo livello, 11 di primo livello, ospedali molto ben attrezzati con quasi tutte le specializzazioni. Un'altra notizia positiva per la provincia di Foggia è il fatto che Lucera non chiuderà, ma sarà punto di raccordo per le zone disagiate. Mimmo Siena, Speciale News.